Segno di vicinanza e gratitudine al proprio pastore. Non è un concerto come tanti, questo. A partire dal luogo in cui si tiene, la chiesa di San Domenico ad Andria, riaperta dopo 27 anni al termine di lavori di restauro voluti dal vescovo della diocesi, Monsignor Raffaele Calabro, di cui ricorre il 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Una festa per due, dunque, la musica e dell'orchestra da camera federiciana. Una storia infinita, quella della chiesa di San Domenico, annessa ad un convento che nel XIV secolo era meta di studiosi e teologi. I lavori di restauro sembravano infiniti, poi l'accelerata finale, i fondi stanziati dall'8 per mille, un finanziamento erogato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e infine il contributo economico della diocesi. Fu voluta da Sveva Orsini, la vedova del duca Francesco I del Balzo, in stile gotico. Nei secoli ha subito diverse trasformazioni, sia all'esterno che all'interno, con la modifica della navata e la riduzione degli altari. Durante i lavori furono scoperte decine di fosse, ora tutte ricoperte, quasi certamente erano le tombe dei domenicani che frequentavano il monastero.